Lo sviluppo dell'attività estrattiva in montagna ha determinato una profonda evoluzione delle metodologie del taglio della pietra, della sua modellazione e del suo trasporto a valle. Sulle Alpi Apuane, le antiche vie di lizza sono state sostituite da strade camionabili dette marmifere. Una marmifera segna in modo molto più marcato il profilo di una montagna rispetto a una lizza. Il materiale di risulta di una cava col tempo forma sul versante sottostante un'enorme pietraia detta ravaneto. I tanti ravaneti che balzano agli occhi quando camminiamo per queste montagne sono aree desertiche, aree cioè private di vegetazione, quindi di vita. Sul passo della Focolaccia, tra il Monte Cavallo e la Tambora, la cava ha abbassato il profilo della montagna di più di 50 metri rispetto alla quota che precedeva l'inizio dell'attività estrattiva. Un'enorme quantità di marmo, di pietre, di acqua, di piante e di animali che non torneranno più al loro posto. Se si continua così, le Alpi Apuane rischiano di perdere completamente la loro morfologia, come già avvenuto nei bacini marmiferi di Carrara. Le generazioni future potrebbero faticare così a ritrovare bellezza in questo territorio. E la bellezza conta quanto l'economia. Anzi, è essa stessa economia, visto che molti vagabondano per queste montagne frequentando anche bar, ristoranti, agriturismi, aziende agricole, alimentari, benzinai, bancomat, autovelox e tanto altro. E allora io dico solamente: pensateci bene, prima che il processo di trasformazione diventi irreversibile. Pensiamoci tutti per far sì che le Apuane possano essere chiamate ancora Alpi anche dalle generazioni che verranno.